Camminiamo con le beatitudini. Oggi vedremo meglio proprio le beatitudini nei due Vangeli di Luca e di Matteo. Possiamo intitolare questa meditazione Dal bisogno all'amore. Qua. Dal bisogno, necessità, all'amore. Leggo le beatitudini, le quattro beatitudini che sono nel Vangelo di Luca. Come vi dicevo, Luca non è così solenne, non c'è Gesù che ammaestra. Luca al capitolo sesto, prima delle beatitudini ci sono la scelta dei dodici, le folle al seguito di Gesù, tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza. Sceso dal monte, si fermò in un luogo pianeggiante, eccetera. Alzati gli occhi verso i discepoli, Gesù diceva. Quindi, contesto più tranquillo. E cosa diceva? Quattro beatitudini. Luca 6, capitolo 20. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che piangete, perché riderete. Beati voi quando vi odieranno, metteranno al bando per causa del mio nome, rallegratevi ed esultate in quel giorno. E poi dopo guai a voi ricchi, eccetera. Quindi sono quattro beatitudini, che sono tutte riprese anche da Matteo. Però avete notato subito che queste quattro beatitudini esprimono situazioni negative, esprimono una situazione dell'uomo in uno stato di disagio. Perché? Poveri, voi che piangete, voi che avete fame e voi che siete perseguitati. Sono tutte e quattro situazioni appunto in cui l'uomo manifesta un bisogno. Chi è povero ha bisogno di tutto, chi ha fame ha bisogno di mangiare, chi piange ha bisogno di essere consolato, chi è perseguitato ha bisogno di giustizia. Mentre invece Matteo aggiunge poi altre quattro che non esprimono questo bisogno. I miti, beati voi miti, non c'è nessun bisogno, si tratta di uno stato, voi siete miti, beati gli operatori di pace, non c'è bisogno. Gesù dichiara beato chi coltiva la pace nel suo cuore e negli altri. Beati puri di cuore, anche questo non è un disagio dell'uomo, Gesù esalta chi ha il cuore puro. Quindi Matteo riprende le quattro, chiamiamole così, di bisogno e ne aggiunge altre quattro, ne fa otto. Luca invece, nel Vangelo di Luca c'è solo questa necessità, e diciamo nuda e cruda, perché Luca dice beati voi i poveri, Matteo aggiunge poveri di spirito, beati voi che avete fame, Matteo aggiunge fame della giustizia, le spiritualizza, mentre invece in Luca sono proprio delle esigenze. Bene, questo bisogno non è un male. A volte sento dire, ma mio figlio, mio genero, quello che è lontano da Dio, adesso che si trova in uno stato di grande malattia, per esempio, di bisogno, adesso sì che si rivolge a Dio, ma doveva farlo prima. E io invece rispondo, ma volesse il cielo che tutti quelli che si trovano in uno stato di profonda necessità, anche se non si sono mai rivolti al Signore quando stavano bene, adesso si rivolgono a Lui. Perché ci sono anche quelli che quando stanno male manco si rivolgono a Lui, vanno in cerca di tutto tranne che di Dio. Bene, allora se un vostro amico o chiunque si trova in questa condizione, non condannatelo, non dite è comodo arrivarci adesso, no, aiutatelo piuttosto a dire ti aiuto a pregare per la tua malattia, per quello che è, però ricordati anche quando starai bene che Dio esiste sempre, quindi non è solo, però appunto non siate così condannevoli quando uno arriva in questa condizione, anche perché anche noi abbiamo bisogno.
non avremo bisogno forse, che ne so, non saremo affamati di cibo, abbiamo cibo a sufficienza, ma l'uomo ha bisogno di tutto, lo stato del bisogno è proprio dell'uomo. Quindi il desiderio di colmare i propri bisogni è naturale nell'uomo. Il Papa Benedetto XVI, ma prima di lui anche i padri della Chiesa, distinguono la parola amore in due parti, anche il padre, eros e agape. Eros vuol dire amore di desiderio, tensione verso l'altro, lo desidero, lo voglio. Agape significa comunione, amore di relazione, amore di tenerezza, amore di comunione. E noi abbiamo tutte e due, perché anch'io desidero tante cose. E ho anche il desiderio della comunione. L'esperienza del bisogno è, guardate, la prima esperienza che Israele fa di Dio, perché il primo libro della Bibbia scritto non è la Genesi. Adesso noi troviamo la Genesi, il primo libro scritto nella Bibbia, ma è l'Esodo il primo libro, cioè la prima riflessione scritta dagli israeliti, una volta arrivati nella terra promessa, è il ricordo dell'Esodo. Dopo dicono, quello stesso Dio che ci ha liberati dall'Egitto è anche colui che ci ha creati. E allora scrivono la Genesi. Poi la Genesi va a finire all'inizio, perché all'inizio c'è la creazione, ma non è la prima esperienza di Dio. La prima esperienza che il popolo di Israele fa di Yahweh, del loro Dio, è un Dio che li tira fuori dall'Egitto. Lo conoscono in quanto liberatore, lo conoscono in quanto colui che li toglie dalla schiavitù, lo conoscono prima di tutto in quanto colui che li porta alla libertà. E quindi è una grande esperienza. Oh, il nostro Dio ci ama perché ci ha tolti dalla schiavitù. Dopo capiamo anche che ci ha creati. È la stessa esperienza che facciamo anche noi. Quando un bambino nasce, la prima cosa che fa, qual è? Piange. Piange, vabbè. La seconda, ha fame, sì, non fa tanti discorsi, appunto, fame, esco dal grembo materno e dico fame. Chi è che soddisfa la mia fame? La mamma è lì apposta, è lì pronta. Il bambino non si pone il problema chi mi ha generato, da dove vengo e dove vado. No. Il primo bisogno è soddisfare il bisogno della fame. Quindi c'è questo grande ammasso di carne che si trova davanti, dal quale trarre il nutrimento. Dopo un po' il bambino si accorge che dietro a questo ammasso di carne c'è un volto, un sorriso, una carezza, ma dopo. Dopo un po' conosce la mamma, la vede, eccetera. Quando è un pochino più grandicello, capisce colei che lo ha sottratto dal bisogno della fame è anche colei che l'ha generato. Vedete? Israele fa questa esperienza con Dio. Io ho fatto questa esperienza anch'io, con la mia mamma. Le voglio bene, adesso voglio dire, per tanti motivi, ma quando ero piccolo non ragionavo su queste cose, ma adesso, ripensando alla mamma, sai, gli italiani, no? Sta mamma che c'è sempre, chi ti ha cullato di notte, chi si è alzato di notte, uno non ci pensa mica mai, ma pensate anche voi alle vostre mamme. Si sono sacrificate per noi. Non solo ci hanno fatto nascere, ma appunto si sono sacrificate, ci hanno liberate dal bisogno della fame e ci hanno riempite di affetto. Alla stessa maniera, dunque, il bambino passa dall'eros, cioè amore di desiderio, perché desidero soddisfare la mia fame, all'agape, amore di comunione. Il bambino dopo riceve le carezze e anche le dà. C'è questo scambio, no? È bello questo fatto. La comunità segue lo stesso principio, o no? Perché siamo qui? Ve lo sarete chiesti, vero? Qualcuno se l'ha chiesto e dice, ma che cosa sono venuto a fare? Perché sono qui? Perché abbiamo un desiderio?
sotto sotto, confessato o non confessato, è desiderio di crescere, desiderio di conoscere, desiderio di Dio, va bene? Ho il desiderio di vederlo sempre di più e ci provo anche con gli esercizi. Ci sono degli esercizi che sono delle grandi esperienze, altri meno, va bene, questo vuol dire, ma provate a fare l'analisi della vostra vita. Io ho ricevuto una botta in testa mostruosa durante un pellegrinaggio proprio con la comunità, che fra l'altro era un dato senza tanto eros, avevo pochissimo eros, pochissimo desiderio, perché mi aveva segnato mia mamma a tradimento, a proposito delle mamme, senza dirmi niente, mi aveva messo un pellegrinaggio alla Salette. Vabbè, quando arrivai lì, poi dopo c'è stata una bella esperienza e tornai diverso. Allora devo dire, la mia vita è segnata anche da questi incontri. Quindi sono andato, sì, va bene, anche comunque con una certa curiosità di soddisfare un bisogno, ed è stato più che soddisfatto. Ma penso anche voi, le vostre tappe di vita spirituale sono legate anche a dei santuari, dei pellegrinaggi, degli incontri ai quali siete andati così perché sentivate che c'era un bisogno, poi lì avete ricevuto anche di più. Poi da questo incontro si passa all'agape, cioè da questo desiderio, poi questa comunione deve continuare, non è che è tornato a casa vivo poi per andare un altro pellegrinaggio, devo poi viverlo a casa, e succede così, penso che sia successo così anche per voi. Poi coltivate questo amore stando a casa, nella normalità. Quindi siamo qui perché abbiamo bisogno anche noi del liberatore, perché anche noi siamo peccatori, o no? Scrive il padre a proposito di questo. Per entrare nel secondo grado, qui il padre siamo nel 69 e quindi c'erano i gradi, ma possiamo dire rami, va bene? Quindi per entrare nel secondo o anche terzo ramo, cioè per la vita dei voti, dobbiamo sentirci più peccatori. Ecco perché quando siete storpi, ciechi e muti, perché qui il padre si riferisce a quella folla che va da Gesù, e Gesù li vede e dice beati voi poveri, beati voi afflitti, cioè si trova davanti della gente bisognosa. L'abbiamo letto, no? Il versetto che precede le beatitudini, e tutta la gente correva dietro Gesù perché da lui usciva una grande forza, cioè ci andavano i poveracci, la povera gente, storpi, ciechi e muti. Allora il padre dice, anche noi dobbiamo essere così. Per entrare nel secondo ramo o terzo ramo dobbiamo sentirci peccatori, più peccatori. Ecco perché quanto più siete storpi, ciechi e muti, tanto più dovete chiedere questa sera di fare i voti. E se vi sentite già all'inferno, proprio per questo dovete passare immediatamente nel quarto ramo. Lo dice lui. Il dirmi che voi vi sentite indegni vi fa meritare soltanto dei bei ceffoni, perché proprio il sentirvi indegni vi fa degni. È proprio la vostra indegnità, la garanzia della vostra vocazione. È la vostra indegnità, la garanzia della vostra vocazione. Bellissimo questo. Perché tanto più sei discepolo, quanto più nella fame tu non puoi più essere te stesso. Nella tua povertà tu non hai più nulla da mangiare e devi cercare qualcosa al di fuori di te, in colui che ti ama ed egli è l'amore. Vedete? Il bisogno, la fame, tira l'uomo a Dio e lui è l'amore. Poi dopo sono in lui, dopo vivo la mia comunione con lui, ma vado a lui perché ho fame, non vado a lui per un sentimento vago di amore, perché non so cosa sia poi l'amore all'inizio. All'inizio ho fame, poi questa fame continua, quindi se vi sentite nel bisogno, è bellissimo, qui stasera fate i voti, dovrebbe essere proprio la corsa, no? Io voglio fare i voti. Se non ci sono questi bisogni, ci pensano le prove della vita.
Le prove mi rimettono in moto. Se sono troppo quieto, un mare quieto, non ho bisogno di niente, non ditelo, non ho bisogno di niente, perché appena dite non ho bisogno di niente, vi arrivano di quelle prove necessarie in cui voi dite, direte dopo, ho bisogno di tutto. Scrive il padre. Cresce il senso di povertà e dell'abbandono, cresce il senso dell'oltraggio, di essere buttati fuori dal mondo. Meraviglioso! Che cosa potrebbe farmi di più grande la Chiesa? Farmi cardinale? No. La cosa più grande che può farmi la Chiesa è mettermi nelle prigioni del Sant'Ufficio. Perché una volta c'era il Sant'Ufficio, c'era la prigione. Allora il padre dice, la grazia è più grande, ma seguire un uomo così è strano, che Dio mi fa, che potrebbe farmi, è mettermi nelle prigioni del Sant'Ufficio. Perché dice subito dopo, le prove che ci vengono dalla Chiesa sono quelle che ci purificano di più, scrive. Non ho mai ricevuto una grazia più grande di quando sono stato messo all'indice. Voi vi ricordate che negli anni 70 il padre Barsotti furono ritirati dei libri che aveva scritto, gli fu comunicato dal vescovo, prima del 70, anni 60, sì, gli fu comunicato dal vescovo, gli dice guarda mi arriva perché la congregazione della dottrina della fede, il Sant'Ufficio, allora si chiamava Sant'Ufficio, non scrisse a lui, scrisse al cardinale Florit, al vescovo di Firenze e disse chiami Barsotti e gli dica che abbiamo deciso di ritirare questi libri. Florit lo chiama e il padre va, questa bella notizia, questi libri sono ritirati. Perché? Quali sono le frasi che non vanno? No, non importa, sono ritirati. Quindi lui è sempre vissuto un po' nel dubbio di che cosa avesse detto di così sbagliato. Ma è interessante perché in quegli anni lui dice... Ha una crisi terribile, ma non perché gli hanno non può più scrivere o perché è sospettato di essere un mezzo eretico, per la comunità. Ci sono nel diario dice, ma come fa adesso la comunità a seguirmi sapendo che il padre fondatore è stato messo all'indice su alcuni testi? Cioè, immaginate un marito la cui moglie dice, mi sono fatto aspirante nella comunità di Don Barsotti. Ah, quello che è stato messo all'indice? Tant'è che il padre aveva quasi preparato una lettera in cui, di dimissioni. Allora non c'era nessun seguito, non c'era un sacerdote che poteva prendere il suo posto. Lui si era pronto a dichiararsi sciolto dalla comunità, dicendo ognuno vada per il suo destino, perché non mi sento più di essere padre quando il Vaticano, cioè non è il barbiere di Settignano, il Vaticano gli manda una lettera in cui dice non puoi più scrivere perché sei sospetto. E lì fu l'Anna Ferrari, che voi non conoscete, che quando ebbe questo sentore andò dal padre, fu meravigliosa questa Anna Ferrari, disse padre noi la seguiamo anche se la mettono all'indice, che ne so, di tutti i suoi testi, noi tutti per uno, uno per tutti. Quando il padre vide l'Anna Ferrari con questa forza, superò poi anche questo momento, un passo, andò avanti, poi l'indice fu tolto e tutto fu superato. La comunità si accorse di questo fino a un certo punto, cioè di questa crisi, tutti seppero dei libri messi all'indice, però di questo fatto dell'Anna Ferrari che partì da Viareggio a dire no, noi ci siamo. Allora, però dopo adesso, nel 69, quindi, ha ragione, sì, quindi prima, nel 69 il padre dice, non ho mai ricevuto una grazia più grande. Sento veramente che Dio mi ha fatto la grazia più grande della mia vita. Nemmeno il mio sacerdozio è paragonabile a quella grazia. Perché nulla purifica di più le nostre intenzioni, nulla ci unisce più veramente a Dio. Cioè, una prova che ti viene dalla Chiesa, dal tuo superiore, purifica le tue intenzioni, cioè dice io rimango nella Chiesa evidentemente, non vado mica via, anche se la Chiesa in questo momento mi respinge, quindi vuol dire se ci sto non certo perché sono bravo o perché, che ne so, mi merito qualcosa, perché la Chiesa mi sta respingendo, ma io ci sto. Allora dice una grazia più grande di questa non poteva farmi. Diceva Humbert Clérissat,
non so chi sia, ha scritto Clérissac, domenicano dell'Ottocento. Questa è la citazione di questo tale autore. Una grazia grandissima è quella di patire per la Chiesa, ma la grazia più grande di tutte è patire da parte della Chiesa senza avere alcuna colpa. Fine della citazione. Il padre commenta: questa grazia io l'ho ricevuta davvero. Se questo autore dice non c'è grazia più grande, il padre dice: ah, io sono fortunato perché io l'ho ricevuta. Credo che mai il Signore mi abbia fatto una grazia più grande di quella. Bene, allora le prove, vedete, ci mettono in questa condizione di essere poveri, affamati, bisognosi. Queste quattro beatitudini di Luca sono situazioni negative dalla quale noi vogliamo essere liberati. Come ho detto, Matteo ne aggiunge altre quattro, dove non c'è il bisogno di Dio, ma c'è la vita dei figli di Dio. Siccome sono beato, sono anche misericordioso. Siccome sono beato, sono anche puro di cuore. È la vita del figlio nel regno di Dio. Usitis filis patris vestri. Quindi vuol dire che non si può essere nel regno di Dio se non si è miti, se non si è misericordiosi, se non si è puri di cuore, perché la vita del figlio di Dio è quella. Per cui quando vi dicono siamo tutti figli di Dio, comunità dei figli di Dio, ah, ma siamo tutti figli di Dio, però per essere figli di Dio bisogna essere mite, misericordioso, umile, puro di cuore. Cioè, in altri termini, è una meta, dobbiamo diventarlo, perché se io non sono mite, non sono puro di cuore, o lo sono a metà, al 50%, e appunto, avendomelo detto il giorno in cui mi sono consacrato, l'ho posto come punto di meta, punto d'arrivo. Voglio essere così. Parto dalla fame e devo arrivare a questo, a questa vita del figlio di Dio che è mite, che sono le quattro positive di Matteo, mi capite? Che Luca ha queste quattro negative e sono anche in Matteo, ma Matteo le mischia, le negative e le positive. Allora, le negative sono punto di partenza, fame, pianto, compagnia, le positive sono punto d'arrivo, un po' schematico, ma mettiamole così. Quindi vuol dire che c'è un cammino. Figli di Dio si diventa, non so se mi torna questo discorso, si nasce o si diventa? Si diventa, lo dice Giovanni 1,12, ditelo questo, siamo tutti figli di Dio, leggi Giovanni 1,12. Cosa dice Giovanni 1,12? A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ma a chi? A quanti lo hanno accolto? Quindi non è solo il battesimo. Il battesimo è ontologicamente come il concepimento del bambino. Il bambino viene concepito e da zero nasce la persona. Prima non c'era, poi c'è. Ma direbbe qui il padre, è un uomo il concepito di 15 giorni? Sì e no, sì lo è perché biologicamente è un uomo, ma io definisco l'uomo colui che adulto prende delle decisioni responsabili. Il bambino di 2 anni è un uomo, sì, ma non è ancora arrivato alla pienezza, non può decidere un bambino di 2 anni di sé, deve dipendere. Invece un uomo di 30 anni... A volte sono bambini anche a 30 anni, sono ancora lì a 30 anni che dicono cosa devo fare da grande, va bene. Ma in teoria un trentenne è uno che decide di sé. Ecco, è lo sviluppo della pienezza della vita. È diventato uomo, possiamo dire così, a 30 anni, ci ha messo 30 anni. Quindi figli di Dio lo si è e lo si diventa. E lo si diventa accogliendolo, Giovanni 1,12. C'è un cammino, si passa dal bisogno alla comunione, si passa dalla fame all'amore ai nemici. Beati voi quando vi perseguiteranno, beati, beati vuol dire felici quando vi perseguiteranno, perché voi amate i vostri nemici. Possiamo dire che questo è il punto d'arrivo, l'amore ai nemici, la croce. Parto dal bisogno di Dio e arrivo alla croce, d'accordo? Allora, però c'è sempre beatitudine. Quando vi perseguiteranno, quando io vivo veramente come figlio di Dio, i nemici si scatenano. Cioè, mi aiutano
Beh, bellissimo, il ruolo dei nemici è fondamentale, mi aiutano a realizzare la pienezza, arrivare a quella maturità piena di dare la vita. Ma se non ho dei nemici, chi è che mi mette in croce? Ma voi vi autocrocefiggete? Penso di no, nessuno vuole autocrocefiggere, però ci sarà qualcuno che mi metterà in croce. Io dico, i nemici possono essere anche i membri della vostra famiglia, perché, che pure vi amano, però vi fanno tribolare, in sostanza è questo, no? Allora vi chiede un amore più grande, un amore sovrannaturale, l'amore di Dio, l'amore del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio, giunto a pienezza, dà la vita. Però il Padre dice, per arrivare a essere uomo ci vogliono 30 anni, per arrivare a essere figlio di Dio proprio al 100%, quanto ci vuole? Tutta la vita. Però siccome non sappiamo quanto campiamo, non dite smetto domani, quello che dice smetto domani. Con i miti, con i misericordiosi, con i puri di cuore, particolarmente il mondo si scatena. Quando c'è un buono, ma gli vanno tutti addosso. Mi viene in mente il romanzo di Dostoevskij, L'idiota, avete presente? Dostoevskij vuole mettere una figura positiva, poi il padre dice, è un romanzo che non mi è mai piaciuto, rispetto ai grandi romanzi di Dostoevskij. Ma provate a pensare, uno mite, ma questo è un classico del bullismo, nelle classi, o negli uffici, nei luoghi di lavoro, quando c'è uno mite, uno buono, veramente un uomo di Dio, di questa fatta, gli vanno tutti addosso. È il principio di René Girard, che scrisse un libro, E vidi Satana cadere come una folgore, in cui dice, quando c'è un buono si scatenano contro di lui e diventa il capro espiatorio. Ecco perché Pilato ed Erode diventano amici quel giorno contro Gesù. Prima erano nemici. Quando c'è un buono, i nemici diventano amici tra di loro contro di lui, il capro espiatorio. E in fondo i martiri, ci pensate, non fanno mica niente di male. Che male faceva Rolando Rivi, che male faceva José del Rio, il bimbetto di 12 anni, che male faceva Paolo Micchi, che male faceva Colbe, eccetera. Si scatenano contro di lui. Nel piccolo, se vogliamo, si scateneranno anche contro di noi. Ma in quel momento noi capiremo se siamo figli di Dio o no. Ecco il nome di questa comunità, per cui il padre dice, ho cambiato il nome Milizia Regni Cristi, che a me non dispiaceva nemmeno, a me piace il concetto di milizia, l'esercito, i soldati, no? Milizia, regni, Cristi, è altisonante. Figli di Dio, dice, ma siamo tutti figli di Dio, ma che nome è? Non indica una missione. Eh sì, adesso comincia a capire, dopo 30 anni comincia a capire un po' come funzionano le cose, è più facile essere milizia regni Cristi, perché ognuno ha il suo ruolo, il soldatino, no? C'è il caporale, il sergente, eccetera. Qui devo diventare Gesù, e il punto ultimo è quando tutti si scatenano contro di lui. Ma guardate, Gesù passa dai 5.000 inneggianti dal bisogno, voi mi cercate non perché volete il regno di Dio, ma perché vi siete saziati, 5.000 entusiasti, chi c'era sotto la croce? Quanti erano? 3. La madre, che non poteva non esserci. Un ragazzo, Giovanni Apostolo, avrà avuto 18 anni, un ragazzetto, e una donna che era una peccatrice fino a pochi mesi prima. 3. Quindi tutto questo gran successo. A me piace più i 5.000. Attenzione però, che la Chiesa non cada in questo tranello. Attenzione, la Chiesa è spalla della Chiesa intera, noi e la Chiesa intera, perché è chiaro che se io dico la messa in piazza San Pietro, non so, dico una cosa qualunque, con 5.000 persone mi sento importante. Se dico la messa non c'è nessuno, mi sento fallito, meno importante. No. Il punto d'arrivo è Gesù crocifisso, per tutti, figlio di Dio. Ma Gesù non è figlio di Dio, certo, è l'unigenito figlio del Padre. Gesù è il mite, l'oppresso, il pacifico. Nella crocifissione notate che tutti lo scherniscono. Il Vangelo di Luca dice, i capi lo schernivano, i capi della Sinedrio. I soldati lo schernivano, prendendosi gioco di lui. Il ladrone... non il buon ladrone, quell'altro ladrone, lo scherniva dicendo salva te stesso e anche noi. Ma proprio lì Gesù ama. Cioè quando viene dileggiato,
respinto, ecco la manifestazione massima dell'amore di Dio. Gesù che perdona, il Figlio di Dio. Non sgomentatevi, vi faccio solo vedere il punto d'arrivo, perché non mi dite, ma mamma mia, allora dobbiamo soffrire. No, lì saremo beati. È la beatitudine massima. Saremo massimamente beati. Non vi so dire come, ma sono certo che sarà così. Perché noi vediamo nella persecuzione i chiodi. Quando pensiamo alla coronazione di spine, sentiamo male, solo a pensarci. Mi facciamo dire saremo beati lì, non lo so, ma ognuno ha già la sua croce. Però sappiate che la beatitudine ultima, appunto, è quest'amore del Cristo crocifisso. Veniamo adesso, un pochino più nello specifico, alle prime due beatitudini, poi basta. Beati i poveri e beati gli afflitti. San Luca dice beati i poveri, punto. Povertà effettiva. Beato chi non ha quasi niente. Matteo cosa dice? Beati i poveri in spirito, povertà affettiva, nello spirito. Beato chi non ha, chi è povero nell'attaccamento alle cose. Verrebbe da dire, se seguite la logica detta finora, beato il povero per attirare a Gesù, perché lui ha il pane. Beato il povero in spirito per rimanere in Gesù, perché non ho altro che lui, la mia gioia è lui, non ho più nessuna speranza che lui. Bartimeo va da Gesù e dice, Signore che io veda, ho bisogno. Una volta che ha aperto gli occhi, cosa dice il testo del Bartimeo? Lo seguiva e non lo voleva più mollare, mai aperto gli occhi, non dice grazie e torna a casa sua, no, sta con lui. Poi Gesù dice non puoi venire, ma il suo desiderio, io non ti lascio più, ma ho trovato la vita, non ho trovato solo la vista, ho trovato la vita. Allora Luca e Matteo fanno questo gioco al rimbalzo. Matteo aggiunge sempre un pezzetto per dire, per rimanere in lui. Quindi la povertà è una condizione favorevole in tutti i sensi, sia non aver niente, quanto difficilmente un ricco si salverà. Queste qui sono parole che rimangono come delle pietre scolpite. Condizione favorevole per andare e rimanere con lui. La ricchezza effettiva alimenta l'egoismo, adesso è inutile girarci tanto attorno, lo sappiamo benissimo che è così. Quando uno è ricco si lega ai suoi beni, e pone la speranza nei suoi beni, perde l'orizzonte di Dio, perde, sì magari crederà anche in Dio, ma lo perde un po' perché non ha più bisogno. Io ho conosciuto in seminario un certo Pino Arpioni, che è di Firenze, forse sentirà, che era stato nei lager ad Auschwitz o in questi campi, quando, adesso sono morti quasi tutti questi testimoni, ma anni fa erano ancora vivi. Perché dico questo? Perché lui mi diceva, nei lager, dove non c'è niente, c'è la povertà assoluta, il bisogno di tutto è estremo, io ho visto il massimo della santità e il massimo della perversione. Cioè, diceva, a me, mi avevano dato l'incarico nella mia baracca di un filone di pane, grande così, chissà che pane era, e un coltello, eravamo in 30 e dovevo fare 30 fette. E dice, ogni volta che cominciavo a tagliare il pane, venivano tutti lì e guardavano e non doveva essere una fetta più grande di un'altra. 30 fette esattamente uguali, perché lui misurava col dito ogni fetta e non doveva essere di più. E dice, io ho visto della gente che per una fetta di pane avrebbe ammazzato il suo prossimo. Aveva una fame terribile. Non ci avrebbero messo un secondo a uccidere un loro compagno. Ma ho visto anche chi con la sua fetta la dava a un altro, più affamato di lui. Quindi vedete, nel bisogno l'uomo esprime quello che è. Il povero santo dà la sua fetta a quell'altro. Dico questo perché la povertà ci aiuta a essere più vicini a Dio. Il vero povero,
confida nel Signore e il resto non può sostituire Dio. Scrive il padre, 427, scrive: anche tutta questa esaltazione della tecnica moderna, siamo nel 1969, quando ancora era così, adesso, esaltazione dei mezzi della tecnica moderna, del potere che l'uomo ha acquistato sul mondo, io lo sento veramente, in questa esaltazione sento veramente un tono idolatrico. Questa esaltazione ha qualcosa dell'idolatria della bestia trionfante. La bestia è nell'Apocalisse capitolo 13. Tutti adorano la bestia al posto di Dio. E qui sento già il vostro ragionamento, io leggo nel pensiero. Voi mi dite, ma i mezzi dipende come si usano. Sono neutri. È inganno, voi pensate che siano neutri, non sono affatto neutri, tendono a risucchiare. Posso stare attento e usarli con discrezione, ma alla lunga tendono a risucchiare. L'idolatria, cioè vivo per quelli. È facile qui fare l'esempio di quando vado al ristorante, perché ci vado abbastanza spesso. Capita di vedere un tavolo, non ci vado mai, se non pensate, ma insomma, di vedere in un tavolo 8 persone, ognuna con il suo... Cioè, ci sono 8 persone, non si parlano tra di loro. Non vi sembra un po' eccessivo questo? Oppure mi dicevano di 2 vicini che scrivevano al computer attaccati, con la posta elettronica e uno la leggeva nel suo computer, fra di loro, parlavano con la tastiera. E io dicevo, no, impossibile, ci arriveremo anche noi. Attenzione, l'idolatria. Per cui a volte il farne a meno può essere un segno, ecco un segno. Ogni tanto mi dicono, padre, mi dia il suo numero di cellulare. Io rispondo, forse sono uno dei pochi italiani che non ha il cellulare, mi imbarazzo anche, allora loro si rendono conto, si scusano, diciamo. Però ecco, il padre non voleva, adesso è morto nell'epoca che non c'erano i cellulari, ma era contrario alla televisione, figuriamoci. Il padre era proprio completamente negato a tutto quello che è elettronico, negato, non sapeva neanche fare il numero di telefono. Questo l'ho messo negli aneddoti, ho scritto il libro negli aneddoti. Avete presente quando c'era il tondo, si metteva il dito e si girava sul numero? Vedi, il padre quando doveva telefonare, quelle rarissime volte, mi diceva, fammi tu, guardi padre, metta il dito sul 6 e faccia il giro così. Lui ci provava, non è che non ci provasse, ma faceva un terzo di giro, poi toglieva il dito. No, deve arrivare in fondo. Immaginate io col padre, alla fine ci rinunciavo e facevo io il numero, ma era completamente fuori da questa logica. Eppure è campato lo stesso. Va bene, per dire, la vita stessa ci può portare a spogliarci dei beni, ed ecco qui l'esaltazione del padre Barsotti sulla vecchiaia. Diceva, la vecchiaia è una cosa bella perché, anche se non vogliamo, ci spoglia di tutto, dei beni, ma anche della capacità di usarli. Non camminiamo più, non sentiamo più, non vediamo più, o meglio, non vediamo più come si vedeva prima. La bellezza della vecchiaia è sempre stata esaltata dal padre, ma per questo motivo. Scrive, l'unica speranza per i cristiani è la decadenza della vecchiaia. È la vecchiaia, l'unica speranza per i cristiani è la vecchiaia. Quando per te, che non hai voluto lasciare il mondo, si imporrà di farne a meno, perché è il mondo che lascerà te. Allora, nel venir meno per te di ogni attaccamento alle cose, perché le cose non vogliono più saperne di essere tue, allora l'anima, rimanendo nell'anima rimasta nel vuoto, risuonerà la parola di Dio, che non delude mai.
Come a dire, se non lo capite da giovani, lo capirete da vecchi, quando non avrete più nessuna possibilità di fare un numero di telefono, perché non avrete più le dita, o meglio, oppure non ci sentirete più, o nessuno vi darà il telefonino, e siamo lì, perché poi quando uno diventa vecchio, uno dice, speriamo, io speriamo che me la cavo, che qualcuno mi assisterà, perché non so mica io. Ebbene, questa è la spiritualità del povero, il quale, se veramente povero, si apre a Dio, conosce già la beatitudine. Madre Teresa di Calcutta scrisse in un testo, non ricordo quale, l'esperienza più negativa che fece fu in un ospizio, in una casa di riposo, nella ricca Inghilterra. Quando andò in Inghilterra, entrò in un ospizio, e c'erano tutti questi anziani abbandonati che erano lì, che non facevano niente, che guardarono lei. Dice, mi sentì tutti gli occhi loro puntati, ed erano occhi di desiderio, volevano essere amati, conosciuti, eccetera. Quindi vide questa angoscia nell'uomo abbandonato. Viceversa, Calcutta, c'è un famoso romanzo che si intitola La città della gioia. E andate a Calcutta. Poi mi dite se la città, non vi sembra che sia veramente tutto il contrario? La ricca Inghilterra nell'ospizio, un'angoscia terribile. A Calcutta, dove muoiono per la strada, la città della gioia. Qui c'è qualcosa che dobbiamo mettere a posto, dobbiamo capire. La povertà, dice il padre, è soprattutto necessaria per i religiosi. E questa l'ho detta ai preti quando ho fatto l'incontro con loro, ho detto, ma sentite questa. Quanto vorrei che noi meditassimo quando si dice beati poveri in spirito. Questo riguarda tutti noi che lo abbiamo seguito, quindi riguarda anche voi. Guai a noi se possedendo il sovrappiù a questo noi attacchiamo il nostro cuore. Nell'istante medesimo Dio scompare dal nostro orizzonte. Se attacchiamo il nostro cuore al sovrappiù. E noi sacerdoti, qui parla sacerdoti, diventiamo così funzionari del sacro. Diveniamo degli oratori che si compiacciono delle loro parole. Diveniamo degli uomini di chiesa che hanno la Mercedes. 69. E tutto il resto. Diveniamo degli uomini che dovrebbero parlare in nome di Cristo e invece lo tradiscono. Ne oscurano la visione, divengono l'opposizione più radicale alla sua presenza nel mondo. Pensate, lui dice, è proprio dai sacerdoti o dai religiosi che viene la possibilità maggiore di tradire Dio. Se non vivono, se non vivono Dio, se non sono poveri, in spirito se si vuole. Ma certo, se io mi presento qui con la Ferrari, adesso qui dice la Mercedes, perché il padre non andava più là della Mercedes, ma c'erano anche le limousine, non avete mai visto un prete in limousine o una Ferrari, ma se mi venisse a Eupilio in Ferrari, voi mi direste, ma non so se dobbiamo credere alle tue parole, quello che dirai sulla povertà, eccetera. Perché, attenzione, cosa dice il padre? Se la Chiesa deve essere il segno che lo rivela, i cristiani e i sacerdoti e i religiosi che non vivono questa povertà di spirito, che lo rivela e li fa beati, sono i massimi oppositori al regno di Dio. Perché là dove non c'è Dio non c'è nemmeno tradimento. È giusto. L'ateo non può tradire Dio. L'ateo vada pure con la Mercedes, vada pure con la Ferrari. Il prete no. Il religioso no, perché l'ateo con la Ferrari non tradisce Dio, ha dei soldi e si piglia la macchina che vuole, io invece lo tradirei. Ma dove ci dovrebbe essere, per il mandato che tu hai, prete, per la testimonianza che dovresti donare agli uomini, dove questa testimonianza deve essere presente, questo ministero deve essere esercitato nel suo nome. Ebbene, in questi uomini c'è la massima opposizione. Lo dice anche San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 2, versetto 34,
parlando ai cristiani, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra i pagani. Ma parla ai giudei qua. Il nome di Dio è bestemmiato per colpa vostra. Quindi non dite bestemmiano il nome di Dio per colpa loro, anche, ma per colpa vostra, perché vedono la vostra vita. Allora, beati voi che siete poveri, significa appunto scegliere Dio. E quando diciamo alla mattina, beati voi poveri in spirito, capite che è il programma, è la parte iniziale, è la spinta che il Signore ci dà per vivere da figli di Dio. Ma se non c'è questo, non diciamo neanche le altre sette, perché non c'è, ho il cuore attaccato ai mezzi. Veniamo alla seconda. Beati voi che piangete. Uguale il processo. In Luca, beati voi che piangete, punto. Matteo, beati gli afflitti perché saranno consolati. Un pochino più tenue. I verbi sono diversi. Io non ho studiato il greco, per cui adesso vi dico le parole greche, ma anch'io le ho prese dal commento. Luca dice, beati voi che piangete, ed usa il verbo kleinontes, che vuol dire proprio il pianto, il triste. Matteo, invece, quando dice, beati gli afflitti, usa un altro verbo, pentountes, pentos, il pentos, cioè sono due pianti diversi, teniamoli tutti e due. In Luca esprime veramente quasi un dolore fisico, in Matteo esprime un dolore spirituale. C'è il dolore fisico e c'è il dolore spirituale. Il dolore fisico mi fa andare a Gesù, il dolore spirituale fa sì che io rimanga in Lui, stesso processo. Vediamo il dolore spirituale, il pentos, io piango perché ho peccato. È la mia condizione di orfano che col peccato originale ha offeso Dio. Me ne rendo conto e sono afflitto. Piango per questo e sarò consolato per questo. È quello che i padri chiamano il dono delle lacrime. C'è un bellissimo libro che non ho qui perché in questo momento sono orfano anche della stanza e sono in questo momento beati, poveri di spirito, ma sono tornato dall'Australia e mi sono trovato una stanza invasa dagli insetti strani e quindi è in atto una sorta di deratizzazione solo nella mia stanza, tutte le altre no, non ho capito il motivo. Per cui ho dormito una brandina due giorni e prima di partire hanno tirato via tutto, letto, mobili, eccetera. Per cui io domani torno, ma non so mica dove dormo, per terra, forse, non ho più pallida idea. Va bene, quello può essere, dicevo, il pianto del bisogno. E quindi non ho il libro Pentos, però se lo trovate vi suggerisco di leggerlo. L'autore è un certo Hauser, H-A-U-S-E-R-R, Hauser, Ireneo Hauser. Il titolo è semplicemente Pentos, casa editrice Abbazia di Praglia. Se lo trovate, questo Ireneo Hauser, che è un gesuita un po' atipico, perché ha studiato tutta la patrologia, ha preso tutti i brani, ha un libro stupendo, in cui i padri, i vari santi, i padri che noi conosciamo, parlano di questo tipo di pianto, cioè il pianto dell'uomo sul peccato. E dice, beato chi piange sul peccato, perché vuol dire chi ha il senso di aver offeso Dio. Quindi tutti pecchiamo, tranne la Vergine Maria, va bene? Ma c'è uno che pecca e va avanti lo stesso come niente fosse. C'è uno che pecca e quando si rende conto di avere peccato, si sente triste, piange o se non piange sente questo peso, ma no, non dovevo, si rattrista in qualche modo. Allora viene da dire che Matteo parla di questi. Luca parla del pianto di chi non ha, di chi ha tristezze varie. Matteo invece dice, beato chi piange sui peccati che ha fatto con il senso di aver sbagliato tutto.
è la contrizione, è il pianto di San Francesco d'Assisi col suo fazzolettone che fu operato anche. E i padri chiamano questo pianto secondo battesimo, nuovo battesimo, perché il primo battesimo con l'acqua, vabbè, sono bambino, entro nella vita divina, ma dopo, crescendo, faccio dei peccati, non voglio farli, ma li faccio, e quando piango mi sento lavato. Allora vorrei sapere, non ditelo perché, ma domani facciamo un po' di collazio, avete mai avuto questo pianto? Avete mai avuto almeno una volta nella vita il senso di avere offeso Dio in qualche modo, di aver sbagliato tutto, oppure sbagliato alla grande, e vi siete dispiaciuti in modo tale che vi sono sgorgate le lacrime dagli occhi? Bene, è un momento di grazia straordinario, è come il lavaggio dell'anima. Avete presente la macchina che va, l'autolavaggio, no? Passa sotto questi rulli che lavano, la macchina esce tutta bella pulita, entra tutta sporca e esce pulita. Benissimo, questo è il dono delle lacrime. Dovremmo piangere, ma beato chi ha questo, che non è il pianto sentimentale, perché una volta parlai di questo, una signora disse, ma io piango sempre quando vado al rinnovamento, ma non è quello, quello è un pianto più sentimentale. La musica, anche a me è successo di piangere quando, l'ho detto a padre Stefano, quando venne quel chitarrista che suonava Bach, sì, Stefano con Bach, non se ne proprio più, diciamo, però di fatto venne alla Madonna del Sasso, e lui era un mese che preparava Stincode, venne sto chitarrista, io andai così, al primo tempo niente, c'era sta penombra così, al secondo tempo, diciamo, ero in un angolino, mi feci prendere da questa musica straordinaria, veramente straordinaria, mi sorpresi a piangere, e non volevo farmi vedere perché mi vergognavo, tantomeno da padre Stefano, perché gli avevo detto, ma sì, va bene, sono belli questi concerti, ma non volevo farmi vedere. Ma che ne so, sta musica qui sciolse qualche legaccio interiore, ma devo dire, non credo che avesse relazione col pentos dei padri della Chiesa, non c'era il senso del peccato, però c'era il senso della melodia, veramente si eleva a Dio, e questo ha ragione Stefano, si eleva a Dio e l'anima è come se partisse, e dove va? Non so, però piangevo. La bellezza della musica, e questo mi succede qualche volta anche con il gregoriano. Va bene. Il vero pentos, invece, non c'entra niente con Bach, è proprio quando sento questo senso del peccato. Uno che scrive straordinariamente di questo pentos, ma in un modo veramente tosto, è Sant'Efrem. Io leggendo questo libro non me ne rendevo conto, perché Sant'Efrem si chiama il cantore di Dio, no? Quando dice il cantore di Dio sembra sempre le poesie. No, Sant'Efrem dice, ma com'è possibile che noi piangiamo sul cadavere di un nostro congiunto, quando muore andiamo da lui, piangiamo sul corpo e non piangiamo sul cadavere di un uomo pieno di peccati? Perché lui dice, un uomo pieno di peccati è un cadavere, è un morto nella grazia. E dice, e se quest'uomo pieno di peccati sono io? Quindi non un altro, si piange anche sugli altri, si dovrebbe piangere anche sugli altri se vivono nei peccati. Ma cominciamo a piangere su di me. Sant'Efrem dice, possibile che io piango su un parente morto e non piango su di me? E si pone questo problema. Ha delle pagine Sant'Efrem veramente belle, sono tutte in quel libro lì. Questo pianto scioglie la durezza del nostro cuore. Il nostro cuore è un cuore di pietra, indurito, soprattutto se siamo nel vizio. Perché se uno fa un peccataccio e si rialza, vabbè, è già pentito, no, non devo farlo. Ma se uno accetta invece serenamente di stare nel vizio e ci ride sopra, lì ce n'è da piangervi. Non se ne accorge nemmeno, ma il suo cuore è indurito. Quindi, a volte il padre diceva, certi peccati grossi ci aiutano, questo non vuol dire che bisogna farli, però ci risvegliano, ma no, cosa ho fatto?
magari piangiamo anche, mi sono sbagliato, cosa ho fatto di... Bene, e questo qui vuol dire che è un cuore che si liquefà, un cuore contrito, vuol dire trito, tritato, spezzettato, come il tritato. È come il bastone di Mosè sulla roccia che fa uscire le lacrime. Bene, se voi avete queste lacrime, interessante perché mentre si piange si sente gioia. Mentre si piange si sente gioia. Ma attenzione, è la gioia di Dio, non è la vostra. Perché io piango sui miei peccati. E a me è successo, devo dire una volta, non un granché, ma me la ricordo bene. Questo pianto terribile sui peccati e al tempo stesso ti senti benedetto, ti senti, come dire, guarito. Ma come vi dicevo, è la gioia di Dio che vede suo figlio completamente lavato. Può aver fatto di tutto e di più, ma se piange in quel modo viene perdonato. I grandi pianti. Il perdono di Dio dà questa gioia straordinaria. Vi ho già raccontato Padre Pio, no? Quando andò Giovanni Bardacci e questo dice, entra Padre Pio, ecco arrivata la pecora rognosa. Poi va a confessarsi, non fa tempo neanche di dire una parola, lo caccia via. Era comunista qua e là. Poi dopo ci va 3-4 volte, finalmente gli dà la soluzione e Bardacci dice, quando mi diede la soluzione, io uscii fuori dalla chiesa e mi sembrò di vedere tutto nuovo, anche gli alberi, cioè non solo la mia anima. È come uno che gli toglie un velo, to gli alberi, to mia moglie, to il piazzale. E gli veniva da abbracciare tutti. Per cui questo comunista pazzo esce da Padre Pio perdonato e sente l'amore. Va dalla vecchina, comincia a abbracciare, baciare. Che la moglie diceva, mio marito è come impazzito. Sì, non è che facesse dei salti così, però la sua vita cambiò completamente, si sentì rinnovato. E quell'altro Cremonini, l'ho già raccontato tante volte, che invece... Dopo 16 volte ricevette la soluzione, 16 volte, sono mica poche, in cui lo cacciò via a malo modo, e lui uscì e cominciò a ballare sulla piazza, girando, un uomo in giacca e cravatta, il vice direttore della Maserati di Modena, cominciò a ballare, mi ha perdonato, urlando a tutti, e quelli di San Giovanni Rotondo dicevano, siamo abituati a queste scene. Che ogni tanto usciva uno come un folle dalla chiesa dicendo mi ha perdonato, eccetera. Uno che ha fatto un'esperienza simile fu Riccardo Calcia, il nostro Riccardo Calcia che è morto il mese scorso. Lui si vantava, mi ricordo quando io entrai in comunità, fece la consacrazione il giorno del mio aspirantato, era un medico. E lui quando parlava intanto diceva, oh io sono stato buttato fuori da Padre Pio, cioè addirittura era diventato un motivo di vanto, cioè di dire sappiate che sono stato buttato fuori da Padre Pio, però anche lui dopo che fu buttato fuori da Padre Pio tornò a casa, cominciò a rimettere a posto tutta la sua vita, che non viveva bene, poi finalmente tornò, però molto più umile, perché se all'inizio andò un po' baldanzoso, no? Ma sì, Padre Pio, cosa vuoi che sia? Non lo fece neanche parlare, perché ad altri almeno li fa parlare. Quando aprì lo sportellino, vide la faccia di Riccardo Calcia, gli disse, non ho tempo da perdere, boom, e chiuse. Sicché Riccardo disse, oh, ma mi sono fatto 600 chilometri, non ho detto neanche nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non ho tempo da perdere. Quindi ci rimase male. Anzi, lui dice, rimasi lì, perché dico, ma forse... mi confonde con qualcun altro, non so, rimase lì, mentre invece Padre Pio si era già girato, c'era un altro penitente, che gli fecero cenno che doveva alzarsi. Poi quando tornò la seconda volta, racconta che mentre una volta era in fila così, un po' baldanzoso, la seconda volta era in fila umilissimo, nascosto, timoroso, dicendo, ma speriamo che stavolta mi vada bene, quindi quando aprì lo sportellino si nascose, disse sono io, sono quello dell'altra volta, e gli diede poi la soluzione. Ma per dire,
Anche lì quest'uomo si sentì totalmente rinnovato dal perdono di Dio. Dovrebbe essere un'esperienza comune della nostra confessione. Comunque, a concludere, questo atteggiamento dell'afflizione ci porta a Gesù, l'unico consolatore. Trovato Lui, ci pentiamo dei peccati. Allora viene da dire, quando uno vicino a voi piange perché ha perso una persona cara, qualsiasi motivo, afflitto, portatelo da Gesù, proprio fisicamente portatelo dal Signore. Se ci riuscite, vai da Gesù, è l'unico che ti può consolare. Hai perso il lavoro, hai perso un figlio, hai una malattia, tutte le varie disgrazie che ci fanno piangere, possibilmente portatelo da Gesù. È l'unico, è inutile che facciamo altri discorsi. Anche attraverso di voi, attraverso la vostra bontà, il vostro abbraccio, la vostra vicinanza, quello che volete, ma portatelo se possibile dal Signore. E poi, una volta trovato Lui, ecco una confessione, come disse anche qui Charles de Foucault, la sapete la sua conversione? Charles de Foucault fu straordinario, diventò Charles de Foucault perché era pieno di peccati anche lui. Era militare, l'avevano espulso, lo chiamavano il porco, quindi non doveva essere un gran personaggio. Comunque, la sorella, queste benedette sorelle, disse: guarda che tu vivi male, vai a parlare col sacerdote tal dei tali che è tanto bravo. Lui va a parlare col sacerdote, finalmente la sorella lo convince e appunto... Dice: padre, vorrei parlare con lei perché mia sorella mi ha detto di venire su alcune cose. E lui dice: va bene, inginocchiati e confessati. E lui dice: no, veramente non vorrei confessarmi, vorrei parlare, perché ho capito, inginocchiati e confessati. E lui dice: padre, forse non ci capiamo, io vorrei semplicemente esporre le cose. Ho capito, inginocchiati e confessati. E lui alla terza volta si inginocchiò e così confessò. E lui dice: sono uscito, ero entrato Carlo I e sono uscito Carlo II, ed è diventato Charles de Foucault. Cioè lui capì da quella confessione che doveva farsi monaco e trappista. Poi andò alla trappa, non gli bastò neanche quella e fece tutto quello che fece. Però verrebbe da dire, un atteggiamento così talebano da parte del confessore, del sacerdote, oggi forse non sarebbe tanto, come dire, comune. Ma evidentemente lui vide che aveva bisogno di questo. Ogni tanto provo anch'io a imitarlo e devo dire che la gente ci sta. Se gli dico: guarda, è inutile che facciamo dei discorsi, ti devi confessare. Insomma, è chiaro, poi ognuno ha il suo percorso, la sua storia, però di fatto... portiamolo a Dio, è Dio che toglie i peccati. Io, le mie parole ti possono consolare così così, ma togliere i peccati. Ecco. Bene, allora il cuore si frantuma col pentimento ed ecco la nuova innocenza. Il passato non esiste più. Beati gli afflitti perché saranno consolati. D'ora in poi, quando dite è la seconda o la terza? Di Matteo, la seconda, prima è beati i poveri in spirito perché vi essere nei dei cieli, vi mettete in moto, va bene? Seconda, beati i poveri in spirito perché saranno, no, beati gli afflitti perché saranno consolati. Non pensate alle afflizioni normali, pensate ai peccati. Beato chi piange sui propri peccati e sarà consolato. Va bene? Poi se avete qualche motivo di pianto altro, umano, andate al Signore, ma questo è inutile che ve lo dica perché voi lo fate già. Non credo che nessuno si consoli in altre maniere. Quando abbiamo tristezze, da chi andiamo? Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Quindi facciamo un passo in avanti. La tristezza di avere ferito il Signore, di averlo umiliato, di averlo rattristato. E io piango. Non ci si può eccitare alle lacrime se non vengono, ma si può chiedere al Signore questo dono. Sant'Efrem dice: se non l'avete, chiedetelo. Signore, voglio piangere, fa che io veda i miei peccati. Chi lo dice questo? Sant'Efrem. E Santo Corato d'Ars dice: una volta chiesi al Signore di conoscere lo stato della mia anima
ebbi un'angoscia tale che non riuscivo più a risollevarmi. Il santo curato d'arsi. Però piangeva. Una volta vista la sua anima, il pianto continuo, anche di quest'uomo. E vedendo piangere il curato d'arsi, la gente piangeva. È bellissimo sto pianto. Questo è un bellissimo pianto, perché quando noi vediamo uno piangere, e io ne ho visti due all'incontro dei sacerdoti, due si sono messi a piangere raccontando alcune cose del loro ministero, e tutti gli altri hanno avuto una sorta di fremito, perché parlavano di Cristo, non è che piangevano perché il parrocchiano non viene a messa, parlavano di Gesù. Quindi, vedendo questo, tutti si fermano. Il pianto tuo mi convince, o no? E vedo uno che piange, incurato d'ars, un sacerdote, il padre stesso, io l'ho visto decine di volte, durante la messa piangeva, e io rimanevo lì, su cosa piangeva? Non credo sulle emozioni, su uno stato profondo di un uomo che celebra la messa, e dice qui c'è Dio, qui c'è Cristo, pochi scherzi, pochi giochi. Ho visto dei preti vestiti da pagliaccio, a volte con certi abusi che ci sono, vestiti da pagliaccio a dir la messa per fare interessare i bambini. Diventa uno show, diventa uno spettacolo, è quello. Curato d'ars piangeva, Padre Pio non riusciva ad andare avanti, Padre Pio ci metteva del tempo perché gli veniva giù il sangue dalle mani, sentiva dolore nelle mani, piangeva. E la gente si convertiva, andava a messa di Padre Pio, uscivano stravolti, e non predicava, non ha mai fatto una predica in vita sua. Una predica in vita sua non l'ha mai fatta, va bene? Però la gente correva e si convertiva. Beati gli afflitti, perché saranno consolati e renderanno afflitti gli altri, cioè li convertiranno. Bellissimo. Buon pianto.